Tiberio, caro ragazzo, mi ricordo di te. Eri un bravo picciotto. Fedele. Fedele alla camorra come pochi. E poi ci hai traditi. E hai pensato bene di metterti con la polizia. E di metterti contro di me, contro Cesare d'Esposito. Incosciente, imprudente e molto stupido da parte tua. Ora però è tempo di pagare. E pagherai caro, molto caro. Prima ucciderò la tua cara figliola e poi farò in modo che la tua famiglia ti rinneghi. E alla fine rovinerò la tua reputazione e sarai cacciato dalla tua tanto amata polizia. E nessuno si fiderà più di te. No! No! Chi parla? Cesare d'Esposito. È un piacere parlare con lei. Chi parla? Polizia? CIA? Interpol? I servizi segreti? Non ha importanza con chi sta parlando. L'importante è che l'abbiamo scoperta e sappiamo tutto. Fossi in lei non farei mosse azzardate. Se non oppone resistenza verrà arrestato tranquillamente. Se fa solo un passo falso stermineremo la sua famiglia e il suo clan di criminali. A lei la scelta. Si dà il caso che ci sia una terza opzione. Una terza opzione? Che significa? Significa che possiamo fare uno scambio. Posso consegnarvi un uomo ricercato su scala mondiale ben più prezioso di me. Che ne dite? La mia libertà e la mia intoccabilità in cambio di Rajkov Mirkovic. Rajkov Mirkovic? Sì, Rajkov Mirkovic lavora da me già da alcuni anni. Quando volete ve lo posso consegnare senza nessun problema. Ok, va bene. Rajkov Mirkovic per la sua libertà e la mia intoccabilità. E dopodiché non voglio mai più sentire la tua voce del cazzo o di uno dei tuoi cazzo di amichetti dei servizi segreti. Devo parlare con Ramon Rojo! Devo parlare con Ramon Rojo!
Devo parlare con Ramon Rojo! Sei coraggioso. Nessun uomo si è mai presentato al mio cospetto senza preavviso e senza pisciarsi addosso. I miei uomini potevano ucciderti, ma tu non sei venuto con intenti ostili. Hai domande importanti da fare. Io sono Ramón Tuco Benedicto Pacífico Juan María Rojos. E tu chi sei? Che cosa vuoi? Il mio nome è Tiberio Morricone. Sono una persona umile che ha perso tutto. Lavoro, famiglia, amici. Questo è molto toccante. Vuoi venirti a noi? C'è sempre posto per un nuovo hermano. Ho perso tutto per colpa di una persona che tutti voi conoscete bene. Cesare D'Esposito. Continua. Sono qui per farti una proposta. Potrà sembrarti assurda o improponibile, ma se la accogli, ti posso assicurare che avrà successo. Voglio scatenare un unico, grande, massiccio attacco al Pentagono. Domandi tanto, giovane Tiberio. La morte di Cesare D'Esposito è il mio obiettivo finale. Ma il Pentagono è grande. È una fortezza impenetrabile senza un adeguato esercito. Sì, è vero. Ma gli uomini al soldo di Cesare sono pochi. Non più di qualche decina. Ti posso assicurare che se tutti i tuoi uomini assaltano il Pentagono e tengono occupati gli scagnozzi di Cesare, io posso infiltrarmi e uccidere Cesare. È una grande impresa la tua, ma in fondo tutte le grandi imprese sono costituite da piccole gesta semplici. Il Pentagono è suddiviso in due angoli retti, ala est e ala ovest. L'appartamento ufficio di Cesare D'Esposito si trova qui, mentre le truppe di Rajkov sono concentrate in quest'ala. Voglio suggerirti una strategia di attacco. Fra qualche giorno iniziano i mercatini di Natale e molte persone si riverseranno in centro città. Il Pentagono perciò sarà semideserto. Faremo in modo di isolare le due ale. Dopodiché circonderemo i russi e li stermineremo tutti. Tu infiltrati e fai uscire allo scoperto Cesare D'Esposito. Lo voglio vivo. Ora vai. Pedro, questa zona è nostra, è off limits. Vai là e tieni d'occhio il sentiero. Sì, signor. Le Chicas sono in posizione? Sì. Bien, dai l'ordine, falle muovere.
Siamo pronti per l'invasione. Fate avanzare le truppe! La guerra in furia là fuori e tu te ne stai qui a bere. Sei proprio un pezzo di merda. In piedi, pezzo di merda, da anni che aspetto questo momento. Idiota di uno sbirro. Da! Vieni qui subito. Ho una brutta gatta da pelare. Boss, non posso abbandonare il parcheggio. Sto che sei! Perché non parliamo come due persone civili? Abbiamo tante cose da dirci. Io ho solo una cosa da dirti. E si chiama proiettile da 40 mm. Io invece ho molte cose da dirti, e fai meno lo spiritoso. Al mio tre, esci allo scoperto. Uno, due e tre. I Rojo stanno conquistando il Pentagono. È finita! Certamente, puoi farlo. Puoi uccidermi. E poi ti troverai contro tutta la mafia d'Italia. Ne vale veramente la pena? Se non posso ucciderti, posso sempre consegnarti alla polizia o ai servizi segreti. In fondo non sei così intoccabile. Sai, qualche giorno fa mi ha chiamato uno dei servizi segreti. Ha avuto la faccia tosta di minacciarmi. Ha detto che se non avessi fatto resistenza mi avrebbe arrestato. E sai cosa gli ho risposto? Gli ho offerto Rajkov Mirkovic su un piatto d'argento. In cambio, la mia libertà e la mia intoccabilità. Vedi? Non puoi uccidermi e tantomeno umiliarmi e consegnarmi a qualche autorità. Che gran figlio di puttana! Hai venduto uno dei tuoi uomini per salvarti il collo. Non è un mio uomo, l'ho assunto. E lo pago, perché lui gestisca i miei affari. Quindi lo posso liquidare quando mi pare e piace.
Comandante, i russi sono morti. Il Pentagono è nostro.